Il comune di Teramo è tra i primi 20 capoluoghi più virtuosi d'Italia per la raccolta dei rifiuti. La differenziata è stimata complessivamente intorno al 70%. A Teramo città si registra il 60%, mentre si raggiunge l'84% nelle zone con isole ecologiche. La Teramo Ambiente, società ormai interamente pubblica che gestisce lo smaltimento dei rifiuti urbani per il comune, ha pubblicato il nuovo calendario 2022 per aiutare i cittadini teramani a conferire sempre meglio. Viene visto come calendario, ma è un vero e proprio regolamento, cioè noi bussiamo alla porta dei cittadini teramani per cercare di regolamentare tutte le attività dell'igiene urbana. Tantissimi cittadini ci danno una mano, nel senso che la raccolta è puntuale, siamo arrivati al 70%. Purtroppo queste regole non vengono seguite da tutti. E noi siamo in imbarazzo nel dire che tutto questo lavoro ottimo fatto sia da noi che dai cittadini di Teramo viene poi inficiato da quelle poche persone che non conferiscono così come regolamentato nel nostro calendario. Nel nostro comune sono presenti anche tanti stranieri, quindi voi avete pensato di arrivare a loro anche con regole scritte nella loro lingua. L'intervento nasce proprio da uno studio di quelli che potevano essere i cattivi comportamenti sul territorio, probabilmente derivanti anche dal fatto di avere una informazione parziale rispetto a quelle che sono le regole della raccolta differenziata. Da qui è nata l'idea di sviluppare un calendario che avesse al suo interno le regole scritte in tutte le lingue del mondo, proprio per poter coinvolgere tutta la popolazione del comune di Teramo, proprio perché nessuno rimanesse senza la conoscenza di quelle che sono le regole appunto sulla raccolta differenziata. Ottimi risultati dunque nella differenziata. In pochi anni un risultato straordinario. Dopo tanti anni siamo riusciti a superare il 65%, siamo al 70% complessivo in città e soprattutto l'84% nelle aree interessate dalle ecoisole. Quindi è stato un risultato raggiunto grazie all'avvio del percorso anche della tariffa puntuale, che è un obiettivo che ci siamo posti, legato anche ad un abbattimento complessivo che dovrà ovviamente proseguire dei costi. Stiamo mettendo in campo una rivoluzione in città, ma in linea piena con quello che è il mandato dell'Unione Europea, quello che è il mandato, insomma, che risponde a criteri di carattere ambientale.